Due congedi a Bergamo, quello di Glenn Strömberg, dopo 8 anni di militanza nelle file dell'Atalanta, con la curva del comunale colorata di giallo e azzurro come la bandiera svedese. E poi il congedo della squadra dal proprio pubblico, peccato che quest'ultimo non sia stato dei migliori. A rovinare la festa ci ha pensato il Torino, che già al terzo minuto con Sordo colpisce la traversa. Poco dopo però è l'Atalanta a proiettarsi in avanti. C'è cross di Perrone, deviazione di testa di Boselli, ma il pallone passa alto sopra la traversa. Alla mezz'ora rimessa laterale di Annoni, di testa Lentini, e Bresciani batte Ferroni. Il Torino comunque insiste e 8 minuti dopo raddoppia. Bruno lancia Scifo, che si libera bene, poi quasi dal limite mette in rete. Atalanta in 10 dal terzo minuto della ripresa per questo fallo di Cornacchia su Lentini, che gli costa l'espulsione. Nonostante l'inferiorità numerica, i nerazzurri si gettano comunque in avanti con generosità. Qui Marchegiani devia in tuffo un bolide di Caniggia, che 10 minuti dopo, lanciato da Perrone, accorcia così le distanze. La speranza di un clamoroso recupero naufraga però al 28esimo, quando Bruno mette in rete il gol del 3-1. Nel finale, anzi, i Granata potrebbero ulteriormente incrementare il proprio vantaggio con Bresciani, che prima colpisce il palo, poi viene deviato da Ferron. Ma ora sentiamo le interviste raccolte a fine partita dal collega Giulio Delfino. Emiliano Mondonico, dall'atroce beffa di mercoledì all'esultanza, la vittoria a Bergamo, terzo posto in classifica, soprattutto essere portato in trionfo dal suo vecchio pubblico. Sì, tutte cose belle, prima di tutto per il Toro, che ha ribadito alla grandissima di esserci sempre comunque, che nessuna sconfitta, anche magari quella più non significativa, può abbatterlo. E poi è chiaro che essere portato in trionfo dal pubblico avversario non è di tutti i giorni, però penso che sia una cosa molto molto significativa, e forse nella festa di Strömberg ci stava tantissimo sentimento. Fumata bianca oggi per il Torino, archiviata velocemente la sconfitta patita mercoledì in Coppa contro l'Ajax, i Granata battono l'Atalanta e conquistano il terzo posto in classifica. Sul campo del comunale si consumano molti addii, quello di Strömberg, capitano gentiluomo, di Caniggia, che andrà alla Roma, e quello di Giorgi, che la prossima stagione sarà sostituito da Lippi. Ma l'atmosfera di smobilitazione non contagia il Torino, che trova gli stimoli giusti e si lancia alla ricerca dell'ultimo obiettivo della stagione: confermarsi la terza forza del campionato. L'Atalanta può contare sull'apporto sempre positivo di Perrone, ma per giocare ad armi pari con i Granata non basta. Quando il Torino si mette d'impegno, per i neroazzurri la situazione precipita. Bresciani, impegnato a riscattare una stagione deludente, realizza su assist di Lentini il gol del vantaggio Granata, 1-0. L'Atalanta non reagisce, le assenze a centrocampo pesano sulle geometrie della squadra. Così, a soli 7 minuti dal vantaggio, il Torino raddoppia. Scifo si fa largo senza difficoltà fra le maglie della difesa neroazzurra e fredda Ferron. 2-0 per il Toro. Nel secondo tempo le poche possibilità dei neroazzurri vengono ulteriormente compromesse dall'espulsione di Cornacchia. Questo episodio dà però inspiegabilmente la scossa all'Atalanta, che, rimasta in 10, cambia improvvisamente marcia. Caniggia, da alcuni minuti particolarmente attivo, accorcia le distanze e sigla la rete del 2-1 per la squadra neroazzurra. La difesa granata incassa così il 18esimo gol di questa stagione, confermandosi la meno battuta di tutto il campionato. Ma proprio mentre il Torino incomincia a soffrire, arriva la rete che chiude definitivamente l'incontro. Segna, con la precisione di una punta, Bruno, che festeggia così la sua 200esima partita in Serie A.